È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 21. Il loro piccolo angolo di pace venne invaso dalla presenza di Dave, che smorzò l'armoniosa voce di Ed e li fece risvegliare a quello stato di trance. «Si può sapere perché ve ne state sempre per i fatti vostri?» sbottò il ragazzo passando una mano tremante sul collo, cercando di alleviare la tensione che si era impossessata del suo corpo. Quella semplice azione bastò per far scattare sull'attenti Luxia, che si alzò senza che le venisse chiesto. Adesso l'iPod le penzolava per una mano ed entrambe le cuffiette sfioravano il pavimento. «Va tutto bene?» chiese senza perdere il contatto visivo con l'amico, ora un fascio di nervi che trapelava paura da tutti i pori. Nel frattempo anche Harry si era alzato, forse con meno preoccupazione rispetto a Lux, mise le mani in tasca e aspettò una risposta del ragazzo. Dave sentiva le ginocchia tremare e le sue gambe molli, convinto che sarebbe caduto da un momento all'altro, deglutì in fretta, dando le spalle ai due. «Venite con me», ordinò loro prima di uscire dalla sala ricreativa. Le mani erano strette in due pugni lungo i fianchi e a passo spedito si diresse verso il corridoio delle stanze. Quell'incessante canzoncino gli stava dando la testa. Credeva di averci fatto l'abitudine, eppure in quel momento, mentre cercava di mantenere la mente lucida, quel motivetto non faceva altro che distrarlo, facendogli venir voglia di spaccare tutte le casse. Entrò nella sua camera, che non si poteva definire il ritratto della perfezione. L'anta dell'armadio era aperta e alcune delle tute erano visibili per via delle maniche che strisciavano per terra e il letto ancora disfatto, segno che Dave aveva passato tutto il giorno chiuso in camera e che non aveva dato alcuna possibilità ai dipendenti di ripulirla. Fece entrare Luxia e Harry, che non diedero nemmeno peso al disordine della camera, ma si concentrarono sulla figura di Azzura, che sedeva in maniera fin troppo rigida sul letto. Dunque chiuse la porta e si costrinse a mettersi davanti ad Azzura. «Diglielo», la intimò con voce tremante. Sembrò quasi che Azzura si fosse risvegliata da un sonno profondo, tanto che non si era nemmeno accorta della presenza dei due ragazzi, fino a quando la voce di Dave non le era arrivata alle orecchie. I capelli lunghi erano raccolti in una crocchia scomposta e la pelle olivastra sembrava aver perso quel colore particolare, risultando pallida e fiacca. Squadrò Harry e Lux che la fissavano con un cipiglio in fronte, confusi sullo strano atteggiamento che i due avevano assunto. Il terrore era palpabile nell'aria. «Azzura!» la richiamò Dave. La ragazza sussultò portando una mano sotto il cuscino e prendendo ciò che li aveva tanto intimoriti. Azzura teneva la pistola calibro 22 con la piccola mano, adesso più ferma di prima, per evitare di commettere errori madornali. Dave non aveva osato nemmeno sfiorarla, non ne aveva mai vista una così da vicino. E sapere che a Redwood c'erano persino delle armi gli faceva capire che dovevano andarsene il prima possibile. «L'ho trovata nella camera di Luis. Non lo vediamo da tanto e nessuno sembra essere preoccupato per lui», borbottò Azzurra fissando l'arma ancora nelle sue mani, per poi lanciare uno sguardo di disapprovazione verso Dave, come fargli capire che le sue parole erano riferite a lui. «Era sulla sua scrivania ed ero così scioccata che ho fatto la prima cosa che mi è venuta per la testa. L'ho presa», spiegò velocemente, scuotendo piano la testa e maledicendosi mentalmente. L'espressione di Harry era indecifrabile. Fissava l'aggeggio come se fosse qualcosa di letale. Anche lui adesso sembrava aver paura e accanto a lui Lux era diventato un pezzo di legno. «Hai fatto bene a prenderla», parlò Harry senza nemmeno rendersene conto. Quel pensiero credeva semplicemente di averlo ripetuto nella sua testa, ma quando gli occhi dei ragazzi si piantarono su di lui, si costrinse a continuare. «Voglio dire, Luis non è mentalmente stabile. Nelle sue mani anche una pistola di quel calibro potrebbe causare una strage», mormorò appena. La voce sembrava morirgli in gola, poiché era la prima volta che si esprimeva senza mezzi termini con qualcuno al di fuori di Luxia. «Siamo tutti mentalmente instabili»,
affermò Lux. La vera domanda è: come ha fatto Luis a trovare quella pistola? Chiese sedendosi accanto ad Azzurra, sorridendole e facendole segno di posare l'arma, e l'altra non se lo fece ripetere. Poggiò la pistola sul cuscino. Dave scosse vigorosamente il capo incrociando le braccia al petto. Questo è un ospedale psichiatrico, è normale che siano muniti di protezioni, ma cosa voleva farci Luis? La sua riflessione non fece una piega, tanto che per qualche secondo il silenzio tornò a regnare. Dovresti dirlo alla Grimbel, optò Harry guardando Luxia. Nessuno poteva credere a quella proposta tanto stupida, e allora Harry si affrettò a continuare. Se lo dirà la Grimbel, penseranno che Luxia stia veramente collaborando con loro, e questo non farà altro che darci altro tempo. E ci serve. Certo, così da mettere nella merda Luis. Lasciatelo dire, sei proprio un genio. Ringhiò Dave guardandolo con uno sguardo pieno d'odio, ed Harry non esitò a ricambiare il suo atteggiamento. Azzurra si schiarì un po' la voce, attirando l'attenzione su di sé. Sarà pure una conclusione affrettata, ma non credo che dicendolo alla Grimbel potremo mettere nei guai Luis. Sospirò trattenendosi dall'andare avanti, ma quando Lux poggiò una mano sulla sua tranquillizzandola continuò a parlare. Sono davvero l'unica ad aver notato che Luis non c'è mai. È cambiato radicalmente. E sappiamo che se c'è qualcosa che cambia la nostra personalità, sono quelle sostanze. Credo che stiano continuando a somministrargliele, altrimenti non riuscirei a spiegarmi il suo radicale cambiamento. Luis non si comporterebbe mai così. Lo conosciamo tutti. Spiegò con sicurezza e riprese a guardare Dave. Tu lo conosci. Il Moro si irrigidì un po', sentendosi in colpa per tutte quelle volte in cui aveva dubitato del suo unico e vero amico. Per adesso resta una delle tante possibilità. In fondo anche Lux credeva che Luis non fosse capace di fare del male, a meno che le circostanze non l'avessero costretto a farlo, e pensare che c'era del buono ancora in lui le faceva sentire più sollevata. Ma se in qualche modo Azzurra avesse avuto ragione, la sanità mentale e fisica di Luis stava andando incontro a qualcosa di più grande di loro, e Lux non avrebbe potuto far nulla per impedirlo. Stamattina sono andata dalla Grimbel per le solite sedute di routine. Mi ha fatto le solite domande generiche e poi mi ha spiegato la vera ragione per cui siamo qui. Harry a quelle parole si sentì mancare il respiro. Ha fatto riferimento a qualcosa che il nostro DNA ha in particolare rispetto a quello di una qualsiasi altra persona e a quanto questa particolarità ci renda speciali. Ma ero troppo confusa per poterle chiederle di più. Balbettò sentendosi improvvisamente stupida. Aveva perso l'occasione di sfilare di bocca informazione alla Grimbel per la sua ingenuità. Poi mi ha detto che il nostro DNA ci permette di avere delle abilità che molti non hanno e che differiscono in base al modo in cui reagiamo quando ci dicono quali crimini abbiamo commesso. Il volto di Azzurra era un miscuglio di confusione e sorpresa. Erano esseri diversi, perché era quello che Lux l'aveva fatto intendere, ma lei non credeva di avere particolari abilità. Cosa avete fatto quando vi hanno detto che siete degli assassini? Di nuovo il silenzio. Io ho manomesso i sistemi di sicurezza, ma non è stato poi tanto difficile. Mi è bastato accedere al sistema di manutenzione attraverso il computer della Grimbel. Parlò velocemente Dave senza realizzare che effettivamente c'era del mistero su come era riuscito a farlo. Azzurra sgranò gli occhi. Non me lo avevi detto? Lo accusò come se quell'informazione fosse importantissima per lei. Non credevo fosse così rilevante, borbottò appoggiando la schiena alla parete. La ragazza sospirò guardando l'amica di fianco a lei, sentendosi il dovere di comunicarle ciò che aveva fatto. Quel giorno c'era un furgoncino proprio in cortile. Non ci ho pensato due volte e mi ci sono catapultata dentro. Ho tolto il ruttore del blocco a sterzo e ho preso i fili di check alla centralina facendo contatto. Stavo per andarmene, ma Josh e Fred mi hanno tirata fuori subito. E la dottoressa Grimbel aveva ragione. Quei ragazzi avevano abilità strane. Il modo stesso in cui ne parlavano, con facilità e nonchalance, le facevano intuire che non avessero imparato da nessuna parte. Semplicemente sapevano cosa fare nel momento in cui si trovavano in quelle situazioni. Harry perse un po' di tempo prima di rispondere a quella domanda. Ma Lux non gli mise fretta, sapendo ormai che Harry aveva bisogno dei suoi tempi per poter ammettere le sue colpe. Ho sparato ad un infermiere, ammise il ragazzo deglutendo, rammentando l'oscenità di quel gesto, e si sentì davvero un assassino rispetto ai suoi compagni,
e forse lo era veramente. Dave non si lasciò sorprendere, conosceva benissimo le voci che giravano sull'esperimento 6735. E quell'informazione fu niente rispetto ai racconti che aveva ascoltato. «E tu? Cosa hai fatto?» chiese guardando Luxia. Fissava la parete bianca con un'espressione indecifrabile. «Nulla»,